Ti ricordo di usare Alexi come supporta un creatore nello shop di Fortnite. Grazie per il supporto e buona visione. Benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi andremo a vedere come fare i server privati. Come avere praticamente i server privati. Ti ricordo quindi di iscriverti al canale per stare sempre aggiornato sulle ultime notizie di Fortnite. Lascia anche un bel mi piace per supportarmi, commenta e condividi. Iniziamo subito. Capiamo innanzitutto che cosa sono i server privati. I server privati sono delle partite personalizzate praticamente, che se uno ha un server privato può dare la chiave d'accesso del server privato della partita ai propri amici, ad esempio, così i propri amici possono entrare in questa partita personalizzata e potete fare un battle royale in solo, ad esempio, oppure potete fare anche in squadra o in singolo, in privato praticamente, personalizzato. Ma come ricevere? In teoria i server privati vengono dati a chi ha il supporta un creatore. Per chi non lo sapesse, il supporta un creatore è quando tu hai un codice e gli altri possono inserirlo nello shop di Fortnite per supportarti con i loro acquisti nello shop di Fortnite. I requisiti per il supporta un creatore sono 1000 follower, ad esempio YouTube. Quindi una volta che hai 1000 follower puoi fare la richiesta supporta un creatore. Per adesso in teoria le candidature non sono ancora aperte, sono bloccate, e poi quando entri a far parte del supporta un creatore potrai fare i server privati. Puoi praticamente generare una password che gli altri che vogliono partecipare con te alla partita, praticamente quando selezionano la modalità c'è scritto opzioni personalizzate, qualcosa del genere, inseriscono la password e devono mettere pronto. Tu praticamente sei il leader e puoi decidere quando avviare la partita, puoi anche decidere in che regione del matchmaking giocare e praticamente fai delle partite in privato come vuoi, per cui ti puoi divertire facendo una partita vera e propria senza andare nel laboratorio della battaglia e andare in creativa. Puoi fare direttamente i server privati, è un ottimo modo per fare le partite ad esempio con i tuoi fan. Quindi per ricevere i server privati in teoria bisogna avere supporta un creatore, non so se è cambiata la condizione ma in teoria è questa. Per avere invece supporta un creatore 1000 follower e bisogna anche farsi accettare. Poi, una volta fatto il supporto a un creatore, potrai fare i server privati e divertirti con i tuoi amici. Quindi una funzionalità molto interessante soprattutto ai creatori di contenuti, che ad esempio se vogliono fare delle partite con i propri follower li possono fare. Queste sono le condizioni per avere i server privati. Sono delle partite normalissime, soltanto decidete con chi fare queste partite. Spero che questo video sia piaciuto e mi raccomando iscriviti al canale per restare sempre aggiornato su Fortnite, lascia un bel mi piace per supportarmi, commenta e condividi. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzuoli.